Ciao e bentornato sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di trazione alla sbarra e rematore col bilanciere con manubri. Vediamo le differenze. In particolare, quale è meglio dei due per fare forza o massa? Quali sono le differenze? Vedremo tutto questo. Innanzitutto, se sei nuovo sul canale, magari iscriviti e mi presento. Sono Mattia Babetto, fondatore di fisicofunzionale.com. Movimento appunto che tratta di allenamento funzionale e tutto ciò che ne concerne, ok? Sono anche blogger, uno dei principali, se non il principale, di Umberto Miletto, umbertomiletto.com, puoi vedere oltre 350 articoli che ho scritto. Detto questo, visto che se non mi conoscevi adesso hai un'idea di chi sono, partiamo con questo argomento. Allora, trazione alla sbarra e rematore. Due grandissimi esercizi, se sei un appassionato di allenamento anche tu, sicuramente almeno una volta ti sarai chiesto ma che differenza c'è tra i due, quale è meglio per la schiena, quale è meglio per fare forza o massa, quali sono le differenze? Allora, questa domanda non ti nascondo che quando ho iniziato a allenarmi, parliamo del lontano ormai 2008, scusa, era una domanda che ero solito farmi, mi sono fatto per anni e anche per questo motivo, siccome ho questa passione per capire bene le differenze tra gli esercizi, perché mi piace comunque ottimizzare il tempo, fare le cose correttamente, ho fatto poi la laurea in scienze motorie, ok? E da qui ho capito che sono tre le principali grandi differenze nell'allenamento. Andiamole a vedere. La prima è sicuramente di muscoli, cioè i muscoli coinvolti. Andiamo quindi a vedere le vere differenze muscolari che ci sono. Allora, nelle trazioni e nel rematore, se vai in palestra, classicamente ti dicono questa frase, a me dicevano così: le trazioni servono per fare ampiezza sulla schiena, allargare le spalle, via dicendo, il rematore per fare lo spessore, ok? Sicuramente l'hai sentito se vai in palestra o comunque sei appassionato. Bene, ti spiego un attimo questa cosa, perché c'è un fondo di verità in effetti, eh? Allora, le trazioni lavorano il dorsale, il gran dorsale e parte dei muscoli dell'avambraccio, ok? I flessori dell'avambraccio sul braccio. Il rematore invece, esercizio di tirata orizzontale, allena anche lui il dorsale, però vista la posizione del busto allena molto anche i trapezi, in particolare il fascio centrale che è qua, la parte posteriore della schiena alta. Ecco perché se tu lavori sull'ipertrofia con il rematore vai appunto a aumentare la massa muscolare del trapezio, in particolare i fasci medi, quindi la schiena aumenta di spessore. Ci sei? Quindi da qui ecco perché le trazioni abbiamo detto lavorano l'ampiezza, il rematore invece lo spessore. Da qui ovviamente la seconda differenza, i risultati, che abbiamo appena detto. Risultati, cioè ampiezza e spessore, se così vogliamo chiamarli, perché il rematore lavora maggiormente i fasci medi del trapezio, le trazioni invece soprattutto il dorsale. Ci sei? Poi tra poco andiamo anche a vedere le diverse prese, perché in questi due esercizi sappiamo che ci sono diverse prese. Tra poco le andiamo a vedere. Vedremo anche quale è meglio, quale è peggio dal punto di vista salutare delle articolazioni, richiamando il concetto di economia articolare, che se tu punti ad allungarti e ad allenarti per tutta la tua vita, questo è un concetto fondamentale, importantissimo, ok? Tra poco lo vediamo. Ultima differenza è il transfer. Già ne ho parlato nel video dove facevo il confronto tra la machine e trazione alla sbarra. Poi magari te lo lascio qua sotto così te lo vai a vedere. Cosa si intende per transfer?
Allora, se fai uno sport, una disciplina sportiva, sai bene che fare esercizi a corpo libero con i pesi ha un transfer sul gesto poi tecnico di quella disciplina. Esempio classico, mi alleno per migliorare nel nuoto, però facendo palestra determinati esercizi. Perché? Perché poi voglio migliorare la forza, la resistenza appunto nel nuoto. Bene, nel video la macchina e trazioni ti facevo l'esempio del nuoto, che lo riprendo. Le trazioni hanno un transfer migliore rispetto alla machine e in questo caso rispetto al rematore. Perché? Perché si è visto dall'elettromiografia che gli esercizi a corpo libero, siccome hanno un pattern motorio dove attivi anche gli stabilizzatori, i muscoli del core, hanno sicuramente un maggior transfer, capacità di trasferimento di forza al gesto specifico. Ok, quindi anche qui vince. Le trazioni, quindi le differenze sono muscoli coinvolti nelle trazioni, gran dorsali, parte di muscoli dell'avambraccio, comunque gli stabilizzatori, il core lavora. Nel rematore, sempre dorsale, avambracci, ma lavorano molti i trapezi. Poi anche tutti, per tenere la posizione, gli stabilizzatori, anche gli iscocorali, il core, ci siamo. Risultati. Schiena lavora maggiormente, si dice nelle palestre, sull'ampiezza, rematori invece sullo spessore perché lavora anche sull'ipertrofia dei trapezi, infine transfer perché appunto la capacità di trasferire forza si è visto che è più efficace nelle trazioni in un gesto sportivo. Ok? Detto questo, se hai domande mi raccomando, commenta, ti rispondo volentieri. Non è chiaro alcune cose, lasci un commento, vuoi andare a vedere, vuoi approfondire con i miei programmi, vai su fisicofunzionale.com, trovi anche un test gratuito, soprattutto appunto se sei un soggetto longilineo, ectomorfo, io lavoro molto su quelli, te lo lascio anche qua sotto il test, è un test molto utile. Se ci sono domande, approfondite per capire il tipo di ectomorfo che sei. Molto spesso si dice, ectomorfo, vuol dire tutto e niente, cioè ci sono tante tipologie di ectomorfo a seconda di come risponde. Comunque, non approfondisco, non voglio perdere tempo, farti perdere tempo, fai il test se ti interessa, che ti rispondo personalmente, ok? Quindi andiamo avanti. Diverse prese. Allora, in ognuna di queste ci sono fondamentalmente tre tipi di prese, ok? Che sono la presa prona, supina e neutra. Ok? Allora, trazione presa prona. Cosa che trazione presa prona, cioè quelle con il pollice all'interno dove afferri appunto la sbarra, lavora il gran dorsale. Rispetto alle supine, dove invece il pollice all'esterno, dove c'è un coinvolgimento anche maggiore del bicipite, le prone sono più difficili, cioè ci vuole maggior forza nel dorsale, ok? Cioè il dorsale lavora molto in entrambe le varianti. Dall'elettromiografia si è visto comunque che nelle supine si pensa in virtù dell'interrotazione dell'omero che c'è, comunque il gran dorsale è molto attivo, con maggiore enfasi, diciamo, sui fasci inferiori, comunque c'è un lavoro di morfologia del dorsale. Però sicuramente le trazioni alla presa prona sono più difficili perché hai meno il coinvolgimento, l'aiuto del bicipite che tira il tuo peso verso la sbarra. Infine neutra, diciamo che è un po' la classica via di mezzo, ok? Via di mezzo nel senso che non sei in pronazione e in supinazione, ma sei una via di mezzo. Dal punto di vista articolare, ascolta bene. Le supine, le neutre, è più facile, molto più facile avere l'allineamento. Il concetto di economia articolare per la salute delle tue articolazioni che ti dicevo, prevede che devi lavorare sullo stesso piano polso, gomito, spalla. Ok? In questo modo
hai una maggiore autonomia articolare. Se il tuo obiettivo è quello di allenarti a lungo e restare in salute, invecchiare in salute, purtroppo si invecchia così, ma invecchiare in salute è tutto un altro sport e rispetto a invecchiare con mille acciacchi, mille problemi, ok? Lavorare in economia articolare è fondamentale. Questo vale anche per il rematore. Abbiamo anche qui la variante prona, supina e neutra. Le differenze sono più o meno quelle. Certo è che in quello prono, ecco, nei rematori in modo particolare, è pressoché impossibile, quasi impossibile, rispettare il concetto di economia articolare. Io stesso lo amo molto fare in presa supina o neutra, che è molto più facile con i manubri, ok? Perché sei svincolato nella presa, ok? Anche qua, se hai domande, commenta, ti rispondo volentieri. Ultima cosa, alcune domande che potresti avere, probabilmente ti furono in testa, ti sei fatto appunto ora. Allora, quando parliamo di trazioni, che differenza c'è tra le trazioni prone e supine? Beh, l'abbiamo appena detto, in quelle supine c'è un coinvolgimento maggiore del bicipite, quindi risultano più facili. Sicuramente nelle supine è molto più facile rispettare il concetto di economia articolare, quindi allenarti a lungo, ok? Questo non vuol dire che le prone non vanno fatte. Vanno fatte, ok? Con le dovute misure cerca di bilanciare bene entrambi gli esercizi. Altra domanda, che differenza c'è tra rematore e ad esempio il pulley o la vertical row che viene fatta in palestra? Bene, rematore, essendo a corpo libero, hai un coinvolgimento di tutti gli stabilizzatori del corpo, cosa che nel pulley hai poco, è fatto al cavo, quindi non devi avere tutto questo controllo corporeo, è più facile, c'è meno coinvolgimento del corpo, ok? Altra domanda, ma se ho mal di schiena e il rematore non riesco a farlo, come faccio? Questo perché se hai provato, magari è un po' mal di schiena perché hai la catena posteriore accorciata. Il rematore comunque devi tenere una posizione di flessione anteriore, stabilizzare, che se hai mal di schiena è difficile. Io stesso, come ho raccontato in diversi video, quando ebbi mal di schiena dai miei 17 ai 23 anni, seguito anche un infortunio, il rematore lo facevo in una variante che ti lascio qua sotto il link, dove mettevo prono su panca, ok? Poi, altre domande, differenza tra trazioni e lat machine, ti lascio un video qua sotto, te lo lascio sempre. Per il momento, vengono queste domande comuni. Poi se ne hai altre, mi raccomando, commenta sotto, ok? Quindi, io ti ringrazio per aver guardato il video, mi raccomando, se ti è piaciuto clicca un bel like, condividilo, mi raccomando fai il test qua sotto se sei un soggetto ectomorfo, longilineo, skinny fat, falso magro, ne veramente riceverai utili consigli, iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Mattia!